Bentornati all'appuntamento con Mondo Futsal Fondi, quinta puntata, l'approfondimento dedicato alle squadre di calcio a 5 impegnati nei vari campionati, da quelli nazionali a quelli provinciali. Iniziamo la nostra rassegna con il campionato nazionale di Serie B, nel quale milita la Virtus Fondi Calcio a 5, che nello scorso weekend ha rimediato un'immeritata sconfitta contro il Prato Rinaldo, punteggio finale 2-4. Doppio svantaggio iniziale per gli uomini di Rosigna, che poi hanno saputo rifarsi sotto grazie alla splendida rete di Matteo Leia e al grandissimo gol di Toigo Wagner. In ogni caso, queste due marcature non sono servite agli uomini di Rosigna per evitare il KO. La squadra rossoblù è stata penalizzata, ricordiamolo, anche da una direzione di gara alquanto discutibile. Con questa sconfitta la squadra di Rosigna si allontana dalla zona playoff, ma già da sabato prossimo proverà a tornare sotto. Passiamo al campionato di Serie C2 maschile con la Gymnastics Studio Fondi che questa sera, martedì 10 febbraio, alle ore 21:30 al Palazzetto dello Sport di Fondi, giocherà un importantissimo recupero contro lo Sport Country Club Gaeta, una gara che dirà molto in chiave e titolo del girone D di Serie C2. La Vis Fondi maschile invece ha osservato il turno di riposo come da calendario. Anche sabato 14 febbraio non ci saranno partite in questo campionato. Vis Fondi che tornerà in campo sabato 21 febbraio alle ore 14:30 in casa del Penta Pomezia. Passiamo invece alla Serie C femminile, anche qui Vis Fondi impegnata, purtroppo è arrivata un'altra sconfitta casalinga 0-3 contro il New Team Tivoli. Buona partenza della squadra di Iorio Cibelli che poi si è un po' persa per strada, cadendo sotto i colpi della squadra romana, le reti realizzate da Bernardini, Vitale e Cecavicchi. Nel prossimo turno comunque le fondane avranno già l'opportunità di rifarsi il 14 febbraio alle ore 18 in casa della Briciola, un match duro ma comunque sembra alla portata della squadra di Iorio Cibelli. Concludiamo la nostra rassegna con il campionato di Serie D, in particolare con il Real Fondi, che domani giocherà un amichevole contro la Vis Fondi, che milita nel campionato di Serie C2, mentre nello scorso weekend la squadra di Anton Giovanni non ha giocato, anch'essa osservando la sosta prevista dal calendario. Anche in questo caso ritorna in campo il 21 febbraio al Palazzetto di Fondi alle ore 20:30 per un match molto importante contro l'Olympus Sporting Club Minturno. Si chiude la nostra rassegna dedicata a tutte le squadre di calcio a 5 del nostro comprensorio. L'appuntamento con Mondo Futsal Fondi è per martedì prossimo, ma in ogni caso vi rimandiamo all'intervista al direttore sportivo della Vis Fondi, Ermanno Ferraro. Siamo con Ermanno Ferraro, direttore sportivo della Vis Fondi Calcio a 5, società dalle mille anime, potremmo dire, visto che potete annoverare tra le vostre file sia la squadra di Serie C2 maschile, ma anche e soprattutto quella di Serie C femminile, vero e proprio fiore all'occhiello di questa società e naturalmente anche per quanto riguarda i campionati giovanili, gli allievi. Ermanno, benvenuto. Grazie, grazie Carmine, grazie agli amici di Canale 7 che ci stanno ospitando. È per noi un piacere. Partiamo, Ermanno, dall'ultima gara che purtroppo si è conclusa con uno 0-3 casalingo della Vis Fondi femminile. La partita comunque si preannunciava difficile contro il New Team Tivoli. Ecco, mentre possiamo guardare le immagini, come giudichi questa partita? Ma era il secondo di una serie di scontri diretti che ci attendono. Il primo era stato prima della sosta forzata per via del New Torino che nel girone di andata si era ritirato contro il Bellator. Lì ci fu un pareggio per 1-1 dopo aver dominato tutta la gara, giocando contro un quintetto di Serie A, resta il rammarico. Ma alla fine è un punto guadagnato. La partita contro il Tivoli invece credo che sia stata sotto un po' tutti gli aspetti un disastro e non ho vergogna a dirlo perché praticamente non siamo mai entrati in campo. Già sullo 0-0 mi permetto senza alcuna presunzione di aver pronosticato bene quello che sarebbe stato il risultato finale. Ecco, quindi una sconfitta non inaspettata vista la caratura dell'avversario, però arrivata in un modo che non vi è piaciuto in base alle tue parole. Ecco, ti chiedo,
le Final Four di Genzano, che si sono chiuse al di là della bella avventura, però comunque con una sconfitta abbastanza pesante contro il Ciampino, quanto hanno influito sul morale delle ragazze, che forse si sono un po' perse? Ricordiamo che prima delle vacanze di Natale stavate marciando a ritmi da terzo posto, adesso siete a metà classifica. Per la salvezza nulla è assolutamente perso, perché la posizione è ancora buona, però forse c'è stato un calo. Ma io ritengo che la Final Four di Genzano, con la sconfitta per 6-0 col Ciampino, non abbia influito assolutamente su ciò che è il morale della squadra e un po' il morale di tutto lo staff che segue la squadra femminile. Anzi, è stato un momento di crescita. Noi come società abbiamo voluto dare alle ragazze la possibilità di vivere per un giorno, noi speriamo. Eravamo per due giorni, ovviamente, come vivono di solito gli atleti, le società che sono almeno un gradino più in alto di noi. È stato un modo per prepararci a quello che è l'obiettivo della società nel medio periodo. Ecco, quindi comunque, come dicevi tu, una bellissima esperienza quella di Genzano. Per il futuro, parlavamo proprio a Genzano con il vostro vicepresidente Domenico Capotosto, ecco, sarebbe quello di arrivare un giorno a disputare un campionato di Serie A2 magari? E nella femminile c'è soltanto la Serie A, dal prossimo anno ci sarà un'elite a 8 squadre. E l'obiettivo è quello, però io non dimentico che in una famiglia, perché noi ci riteniamo tale, gli obiettivi, la volontà di raggiungere determinati obiettivi deve essere comune. Una cosa molto importante, che forse sembra banale, forse per qualcuno sarà banale, è la costanza negli allenamenti, l'impegno negli allenamenti, la puntualità nel appunto rispettare determinati orari, rispettare determinate velocità che impone la società. Si deve andare avanti insieme sullo stesso binario. E se si riesce a fare ciò, io posso mettere la mano sul fuoco che la Visfondi tutta, dai giocatori, giocatrici, allo staff tecnico, alla dirigenza, è in grado di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, ovvero un campionato nazionale. Benissimo, e tu naturalmente segui maggiormente la squadra femminile, però da uomo società quale sei, sei informatissimo e assolutamente hai tutto sotto controllo anche per quanto riguarda la squadra maschile, che sta disputando un campionato di Serie C2 in base alle attese, ovvero quelle di una salvezza abbastanza tranquilla. Una squadra molto giovane, inesperta per la categoria, salvo due pilastri del calcio a 5 fondano come Passannante e Triolo. Per il resto una squadra che deve crescere, no? È una squadra che deve crescere, è una squadra che al primo anno in C2 come matricola sta seguendo un po' quelle che erano quello che è il percorso tracciato dalla femminile lo scorso anno al primo anno in Serie C. È una squadra che ha tutti i mezzi per salvarsi, una squadra che credo la debba prendere sotto l'aspetto positivo le difficoltà che sta vivendo, al di là della salvezza che si raggiunge con o senza play-out, però magari perdere qualche partita. Io ascolto spesso il commento post partita dei mister Collu e Stravato, e perdere per demeriti nostri. Però sono quei demeriti positivi, scusate un po' il giro di parole, perché almeno quello che mi trasmettono i mister è quella sensazione che la squadra fa tesoro delle sconfitte, anche quando ingiuste, anche quando esci dal campo sapendo che sulla carta eri il più forte, però vieni sconfitto, e la squadra vedo che cresce dopo queste prove, dopo queste sconfitte,
presente comunque continua a crescere. Rispetto all'inizio dell'anno c'è stata una grossa crescita e il merito è del gruppo, un grande gruppo che sinceramente mi ha stupito e dei due mister nonché di tutto lo staff che segue la Visfondi maschile. Ermanno, chiudiamo questa nostra chiacchierata con l'argomento settore giovanile barra scuola calcio. Infatti la Visfondi non è solo prime squadre, maschile e femminile, ma è anche scuola calcio, avete moltissimi iscritti e poi da quest'anno anche il settore giovanile con la squadra allievi curata da Marcello Di Maio e Luca Carnevale. Ecco, parlaci anche di questo progetto. Allora, volevo spendere una parola per la scuola calcio con i bambini e le bambine soprattutto, perché il nostro intento è rivolto anche alla scuola calcio femminile, dai 4 ai ragazzi di 16-17 anni. All'interno della scuola calcio, coordinata dal nostro vicepresidente Domenico Capotosto e portata avanti da Marcello Di Maio, Luca Carnevale e tutto uno staff che comunque c'è dietro e che ha uguali meriti, quest'anno è nata la Visfondi settore giovanile che partecipa al campionato allievi. È una squadra, lascio un attimo da parte i risultati perché ovviamente al primo anno non è possibile pretendere la luna, però è la nostra scommessa di quest'anno. Noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, ci crediamo perché intanto crediamo soprattutto che i ragazzi a 15, 16, 14 anni debbano già confrontarsi con, e forse è già un po' tardi, già confrontarsi con altre realtà oltre che con altri ragazzi della propria età. Altre realtà soprattutto perché è vero che è un campionato provinciale, ma è un campionato provinciale che racchiude società di Roma e Latina, oltre che la cugina Old Ranch sempre di Fondi. E quindi è un momento di crescita perché si va ad imparare quando si va soprattutto sugli altri campi o comunque quando si ricevono le società, si va ad imparare il modo di fare, l'atteggiamento, il modo di porsi, il modo di comportarsi di chi forse nel campo del settore giovanile a livello di campionati ha un po' più di esperienza di noi. Ne facciamo tesoro cercando un giorno, sempre a medio termine, di migliorare e raggiungere quanto di buono gli altri oggi stanno facendo. Benissimo, ringraziamo Ermanno Ferraro per questa lunga e piacevolissima chiacchierata, dandoci l'appuntamento magari da qui a fine anno. Grazie Carmine e grazie agli amici di Canale 7. L'appuntamento con l'ospite di Mondo Futsal Fondi è per martedì prossimo.